Perfetto. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il provvedimento che la Camera ha già approvato e che ora con il nostro voto si accingerà alla conversione in legge dispone la proroga al 2018 della possibilità per le imprese situate nelle aree di crisi complessa di fruire degli ammortizzatori sociali in deroga. Il provvedimento stabilisce le misure per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali, nonché per la Regione Sardegna la possibilità di destinare ulteriori risorse fino al limite di 9 milioni di euro per specifiche situazioni occupazionali esistenti sul suo territorio, con onere posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione. Questo provvedimento rappresenta l'ultimo decreto legge varato dal governo precedente, il governo Gentiloni, l'ultimo intervento approvato dai partiti che oggi sono l'opposizione, che erano il governo prima del 4 marzo e che di fatto denuncia le gravi problematiche occupazionali conseguenti alle crisi di imprese strategiche per l'economia del Paese. Ricordiamo a titolo di esempio l'Ilva di Taranto, l'ASD di Terni, la Lucchini di Piombino e di Trieste, tutte realtà differenti ed al contempo colpite dalla crisi economico-finanziaria che il Paese sta attraversando, ma soprattutto dalla mancanza di una politica industriale lungimirante che tutelasse le eccellenze italiane e le difendesse dalla concorrenza sleale dei Paesi esteri. Lo voglio dire a chi ci ha preceduto, a chi dice già che questo governo non sta facendo. Noi in 30 giorni penso che abbiamo fatto più cose di altri in 5 anni. Nel caso specifico della Sardegna, poi l'errore fatto a suo tempo è stato quello di tentare di estendere l'industrializzazione in modo non pianificato a differenti realtà territoriali dell'isola, senza un connubio serio abbinato al turismo, all'agricoltura, a tanti di quegli aspetti che oggi sarà possibile attuare, perché anche nelle deleghe questo governo ha avuto la lungimiranza di mettere insieme dei ministeri importanti, nell'esempio anche di quanto accaduto nel Consiglio dei Ministri di ieri sera, in modo tale che avremo la possibilità di dare a quest'isola, come diceva prima il collega Solinas, una soluzione di continuità economica, sociale e un futuro per i giovani di quest'isola così importante. Affinché i progetti di riconversione e riqualificazione industriale abbiano successo, occorre puntare ad una seria politica industriale che non segua un modello preconfezionato o generalizzato, ma che guardi alla peculiarità e alla sostenibilità territoriale. Dobbiamo scendere a livello dei territori. I dati, che sono circa 162 tavoli di crisi aziendali aperti presso il MISE, e un tasso di disoccupazione nel 2017 molto alto, inducono a pensare che la riqualificazione industriale tout court non sempre è la strada giusta per il recupero occupazionale, perché i processi sono lunghi, farraginosi e a volte inefficaci. Ma intanto i lavoratori, soprattutto quelli delle industrie territoriali, restano senza lavoro, privi di copertura reddituale anche per colpa della riforma degli ammortizzatori sociali operata dal governo di centrosinistra, perché il precedente governo, è bene ricordarlo in quest'aula, per promuovere il Jobs Act ha introdotto la revisione della disciplina sugli ammortizzatori sociali, confinando la cassa integrazione a strumento di sostegno in costanza di rapporto di lavoro, con esclusione per cessazione definitiva dell'attività aziendale e riducendone la durata.
la modifica al decreto legislativo 148 del 2015, come è stato citato anche in precedenza, apportata nell'ultima legge di bilancio con il comma 133, riconosce la possibilità di proroga della cassa integrazione, 12 mesi aggiuntivi in caso di riorganizzazione aziendale e 6 mesi per crisi, solo però per gli anni 2018 e 2019, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro e a condizioni che si tratti di imprese di rilevanza strategica, anche a livello regionale, però con un organico superiore alle 100 unità. Tali interventi evidenziano in modo chiaro come la sinistra abbia avuto occhio solo per una certa tipologia di industria, non occupandosi di come garantire continuità di reddito, sussidio e garanzie di welfare ai disoccupati delle realtà più piccole, delle tante piccole e medie imprese. Eppure le piccole e medie imprese costituiscono il tessuto economico del nostro Paese, rappresentano numericamente il 99% del sistema produttivo, creando occupazione per il 65% degli addetti. E bene hanno fatto l'Assemblea di Confartigianato a partecipare il Vice Ministro Matteo Salvini e il Vice Ministro Di Maio, perché ritengo sia stato un atto importante di rapporto, di dignità e soprattutto di colloquio con questi rappresentanti delle piccole e medie imprese, tessuto fondamentale del nostro Paese che noi vogliamo aiutare e non abbandonare. Ed ecco perché noi crediamo fermamente nelle riforme che deve fare questo governo. Nella flat tax, in un regime di tassazione agevolato e semplificato, che riduca in primis gli oneri derivanti dai vari adempimenti burocratici. Ed anche alla modifica sostanziale della inqualificabile legge Fornero, che ridia la giusta dignità ai lavoratori in età già pensionabile, a cui è stato di fatto tolto la possibilità di riposo. Ma è corretto secondo voi che un dipendente, perché fa un lavoratore usurante, va in pensione con 41 anni e magari il datore di lavoro, che non ha svolto quell'attività lì ma ha svolto un'attività ancora più usurante perché da 10 anni che lavora, non va ancora in pensione? Questo non è giusto, questo è completamente sbagliato e noi vogliamo riformare questi principi. Dal 2007 in poi la crisi ha colpito molto duramente il settore manufatturiero, non solo in Italia, ma anche in Spagna e in Francia. La Spagna, ad esempio, ha registrato una riduzione della produzione industriale del 25%, in Francia del 12%. Da questo disastro si salva, dopo un primo quinquennio con qualche problema, soltanto la Germania, superando il problema della debole domanda interna proprio con le esportazioni. Al riguardo non voglio addentrarmi sul caso tedesco, ma voglio ricordare semplicemente che il surplus commerciale, che viola pesantemente i criteri di Maastricht e che nessuno obbliga a rispettare, in questo caso sono quelli che hanno salvato proprio la Germania dalla crisi. E anche oltre a questo la moneta unica, che ha dato loro una mano molto forte. Non vado oltre su questo tema. Allora forse sarà il caso di ripensare anche a tutto il sistema che dei bandi di Invitalia porta poi a concretizzare i processi di riqualificazione e reindustrializzazione, caratterizzato da lentezza, molte volte da inefficacia. Abbiamo accolto con favore poi la proposta del governo di far partecipare, come uditori naturalmente, ai tavoli di crisi presso il Ministero i parlamentari di maggioranza e di opposizione. Non si tratta, secondo noi, come è stato detto da molti, di politicizzare questi tavoli, ma è di darci la corretta informazione da riportare alle aziende e ai dipendenti presenti sul nostro territorio. Concluda, senatore, per favore. Concludo il mio intervento esprimendo il voto favorevole a nome del gruppo Lega, che ho l'onore di rappresentare. Voto però dettato non già da un consenso ed un'approvazione a quanto messo in atto dal precedente governo, bensì per il fatto che oramai le risorse sono state assegnate
e bloccarle significherebbe dare una boccata d'ossigeno e sbloccarle significherebbe dare una boccata d'ossigeno a 1000 lavoratori per ulteriori 6 mesi. Siamo però sicuri che questo non sarà sufficiente e che dovremo da subito metterci al lavoro nelle commissioni competenti, in aula insieme al governo, per colmare definitivamente la voragine che separa la domanda di lavoro e la sicurezza di un posto di lavoro che soddisfi la vita dignitosa di ogni lavoratore, dando piena applicazione a quanto previsto dall'articolo 1 della nostra Costituzione. Grazie.